Nei secoli precedenti le dinastie dei faraoni, quando gli eventi storici non venivano ancora tramandati ai posteri, esistevano degli uomini intelligenti come noi. Erano dei geni, degli Einstein, dei Newton. Quegli uomini sentivano il bisogno di conoscere il cosmo e di capire il significato dell'esistenza. Ma ignorando la scienza e non possedendo la tecnologia necessaria, facevano ricorso alla loro intelligenza e al loro genio. Usavano cioè una forma del pensiero che abbiamo da lungo tempo dimenticato. Mi riferisco alla ricerca spirituale, interiore e intuitiva. Re Osiride, possa tu attraversare la Via Lattea, il sinuoso fiume. Possa la vita ultraterrena condurti per mano laddove è Orione. Agli albori della storia, 2500 anni prima di Cristo, una civiltà chiamò a raccolta le sue forze per costruire i monumenti più grandi della Terra. 13 milioni di tonnellate di blocchi di pietra, sufficienti a costruire la City di Londra, furono trasportati attraverso il deserto. Perché? Quale visione del mondo giustificava una simile impresa? Gli studiosi dicono che servirono da tomba per tre faraoni. Robert Bowal, scrittore e ricercatore inglese nato ad Alessandria d'Egitto, ha passato gran parte della sua vita all'ombra delle grandi piramidi. Bowal ritiene che uno scopo molto più elevato sia la base della loro costruzione e negli ultimi 20 anni ha cercato di scoprire quel significato di cui si avverte l'eco in antiche storie che parlano di stelle, di miti e della creazione come la concepivano gli egizi. All'inizio tutto era avvolto dalle tenebre e regnava il caos. Poi dal caos emerse un monte e su di esso spuntò Ra, il sole. Infine un uccello fiabesco, la Fenice, si alzò in volo e il primo verso che emise fece muovere il mondo. In quel luogo sorse in seguito la città di Eliopoli, attorno a una colonna sormontata dalla sacra pietra Ben Ben, simbolo del monte all'origine della creazione. Questo è ciò che rimane della città di Eliopoli, un tempo la più sacra fra le città del mondo antico. In questa fossa profanata si ergeva il sacro tempio del sole, il tempio della Fenice. E qui vennero gli studiosi greci Pitagora, Platone, Solone, per rendere omaggio ai sapienti dell'antico Egitto. Il nome Eliopoli era rappresentato da questo geroglifico, un pilastro sormontato da una croce. Gli antichi egizi la chiamavano Innu, la città del pilastro. Sappiamo da antiche iscrizioni che lì si ergeva infatti un obelisco, molto tempo prima che a Giza fossero costruite le piramidi. Sappiamo anche che in cima alla stele era forse collocata una sacra reliquia, la pietra Ben Ben. Questa pietra era a forma di cono o di piramide e per gli antichi egizi era come per noi la croce, il più sacro dei simboli. Questo simbolo è ancora custodito nel Museo del Cairo ed è la pietra di coronamento di una piramide. I sommi sacerdoti di Eliopoli erano secondi solo al faraone ed erano noti come costruttori, maghi, guaritori e astronomi. Di uno conosciamo il nome, Imhotep. In seguito sarà venerato dai greci come Asclepio, per i romani Esculapio, inventore della medicina. Ma Asclepio è noto anche per la sua conoscenza delle stelle e come ideatore delle grandi piramidi. La conoscenza delle stelle ha influenzato la costruzione di queste piramidi? Secondo gli studiosi, gli egizi non erano molto esperti in fatto di astronomia. Qui però abbiamo una prova della loro notevole conoscenza del cielo. Osservate le costellazioni dello zodiaco. Il leone, il toro, i pesci. E qui abbiamo la costellazione di Orione e la stella Sirio.
Molte civiltà assegnano un posto speciale alla costellazione di Orione. Essa si trova davanti alle corna del toro. Sembra un grande cacciatore con la sua cintura di tre stelle. Per gli egizi era Osiride, dio dell'oltretomba, strettamente collegato alle piramidi. Robert Bovall ha scoperto quanto fosse collegato. Qui tutto afferma l'esistenza di un piano uniforme, un grande piano. Eppure c'è qualcosa che lascia perplessi. Abbiamo tre piramidi, due delle quali di dimensioni quasi identiche, sono poste lungo una diagonale. E qui è la cosa curiosa. La terza piramide è molto più piccola ed è spostata verso sinistra rispetto alla diagonale. Perché? Cosa cercavano di fare i costruttori delle piramidi? Il problema mi ha tormentato per anni. Poi una sera un amico con cui ero seduto nel deserto, parlando di come sarebbe nata la stella Sirio, puntò il dito verso il cielo e indicandomi la cintura di Orione, che era proprio sopra di noi, mi disse: come puoi notare, le tre stelle sono in fila, ma quella che è in cima, la più piccola, è leggermente spostata a sinistra. Improvvisamente mi fu chiaro. Bovall sapeva che altre due piramidi avevano nomi di stelle. Quello che vide lo stupì. Orione, il dio Osiride, stava sia in cielo che in terra. Ma qualcosa non quadrava. Gli egizi associavano il Nilo alla Via Lattea ed evidentemente le piramidi a Orione. Ma all'epoca delle piramidi, la Via Lattea e Orione erano in posizione diversa fra loro. Scoprì quindi che il computer stava esaminando un'epoca sbagliata. Per trovare la corrispondenza perfetta con le piramidi, occorre far ruotare il cielo leggermente in senso antiorario, il che vuol dire andare indietro nel tempo. 3000 avanti Cristo, 4000, 5000. La posizione delle stelle muta nel tempo grazie al fenomeno della precessione. La Terra non gira solo su se stessa ogni giorno. Il suo asse varia progressivamente in modo lentissimo, compiendo un intero giro ogni 26.000 anni. Dalla Terra si ha la sensazione che le stelle vadano lentamente su e giù nel corso dei millenni. 8.000, 9, 10. È stupefacente! La data che ne risulta è il 10.500 avanti Cristo. La Via Lattea in questo modo coincideva esattamente col Nilo. I costruttori si riferivano quindi a un tempo lontano, in cui Orione aveva cominciato la sua lenta ascesa attraverso il cielo, alla mitica prima volta quando gli dei governavano e tutto aveva avuto inizio. Nella grande piramide degli stretti e strani condotti puntano verso l'alto. Per gli scienziati sono pozzi d'aerazione. Questi non possono essere stati dei pozzi d'aerazione. Il loro percorso è troppo complicato. Salgono lungo un piano inclinato ed escono dalla piramide. Devono aver avuto uno scopo più importante. Gli astronomi avevano già scoperto che questi condotti erano orientati verso l'Orsa Minore e Alfa Draconis, la stella polare dell'antichità. Ovviamente non si presero tanta pena. Per gli egizi, Orione era Osiride, il dio della resurrezione. Questa è la ricostruzione di com'era il cielo nel 2500 avanti Cristo. Vediamo cosa accade alla cintura di Orione mentre attraversa la linea nord-sud. Il pozzo che parte dalla camera del faraone puntava verso Orione, cioè il dio Osiride. A sinistra di Orione c'è la stella Sirio. Per gli egizi era la stella di Iside, sposa di Osiride. Sono rimasto stupito nello scoprirlo. Bovall scoprì che l'ultimo pozzo puntava verso Sirio, la stella della dea Iside. Gli egizi avevano creato dei sentieri che conducevano a Iside e a Osiride, gli dei della vita ultraterrena e della resurrezione, gli dei degli inizi del mondo. Gli egizi credevano che ci fosse stata un'età dell'oro, un'età in cui gli dei avevano governato la terra. Dal ventre della dea del cielo erano nati quattro figli con sembianze umane, due dei quali erano Iside e Osiride. Questi due avevano creato il regno del tempo primordiale, che chiamavano Zeptepi. Si trattava di un periodo aureo in cui gli dei avevano governato la terra e vi avevano portato civiltà e conoscenza. L'equilibrio tra il cosmo e la terra era perfetto e ovunque regnava la felicità.
Un'epoca d'oro in cui aveva governato Osiride, ma Set, suo fratello, roso dalla gelosia, l'aveva ucciso. E il mondo era precipitato nel caos quando Set ne aveva tagliato il corpo in 14 pezzi, da lui nascosti nel territorio egizio, sul quale erano calate le tenebre e si erano riversati fiumi di sangue. Ma Iside, sposa fedele di Osiride, dopo averlo cercato in ogni angolo della terra, ne aveva raccolto le parti, avvolgendole poi in un tessuto di lino. Iside però non riuscì a ritrovare il fallo del suo sposo. Ne costruì allora uno d'oro, per mezzo del quale si fecondò con il seme di Osiride. Nacque così Horus, infante divino. Sarà Horus il primo uomo Dio che governerà l'Egitto, il primo faraone riconosciuto. Tutti i faraoni che seguirono ritennero per questo di essere delle reincarnazioni del dio Horus. Horus, il dio con la testa di falco, vinse il male e vendicò suo padre uccidendo Set. Iside e Osiride si reincarnarono in cielo, dove entrambi governano la notte e l'oltretomba. Osiride come Orione e Iside come la stella Siria. Non si sottolinea mai abbastanza l'importanza della stella Sirio. Sirio, per gli egizi, era Iside, la forza che dà la vita. La stella ha un ciclo molto specifico. Inoltre, si presenta come la stella più brillante di tutto l'emisfero settentrionale. Gli egizi la veneravano proprio perché era così bella e così brillante. Ma a un certo punto scompariva. Orione e Sirio scompaiono per 70 giorni. E questo è interessante, perché il periodo di 70 giorni era anche il periodo dell'imbalsamazione. Ci volevano 70 giorni per tutto il rituale, e quindi è chiaro che venisse associato alla scomparsa delle stelle per quell'arco di tempo. Trascorrevano i 70 giorni nel lutto e nell'attesa, e col timore che la stella non ricomparisse e che l'Egitto non rinascesse più. Ma poi, un giorno magico, al solstizio d'estate, esattamente 70 giorni dopo, ecco che la stella ricompariva all'orizzonte, e questa volta ad oriente, alcuni secondi prima del sorgere del sole. La ricomparsa della stella, quel suo luccichio, annuncio di una nuova vita, era il momento più importante del culto praticato dagli egizi. Nello stesso periodo dell'anno, il Nilo si ingrossava per le piogge monsoniche cadute nel sud sconosciuto. Le inondazioni portavano nuova vita alla terra riarsa. Per l'Egitto si trattava di una rinascita annuale ed era così importante da segnare l'inizio del nuovo anno. Questa miracolosa concomitanza del sorgere del sole al solstizio d'estate, della rinascita di Sirio all'alba, dopo una lunga invisibilità, e l'esondazione del Nilo, costituiva la grande visione che gli egizi avevano della rinascita. Essi immaginavano che il dio Osiride dal cielo osservasse la sua creazione, che osservasse l'Egitto e il sorgere della stella. Ciò che il dio vedeva era non soltanto il sorgere della stella, ma la rinascita dell'Egitto. Quella scintilla di vita veniva, nella loro concezione, trasferita alla dea Iside, che dava così alla luce Horus, l'infante divino, il quale rappresentava l'Egitto. Quindi è la stella che ha in sé la vera essenza dell'Egitto e della sua rinascita annuale. Ora, qui abbiamo una madre divina che dà alla luce un dio, associata a una stella che sorge a Oriente. È interessante notare come lo stesso concetto ricompare 3.000 anni dopo in un culto completamente diverso. Ma è davvero un culto del tutto diverso? L'interpretazione di Boval getta una nuova luce sui magici riti funebri relativi al faraone figlio di Horus, come veniva considerato dai costruttori delle piramidi. Dopo 70 giorni, la mummia veniva portata a ovest, al di là del Nilo, nella necropoli di Giza, là dove la Via Lattea interseca la cintura di Orione,
e dove le piramidi si ergono come porte d'accesso al regno di Iside e di Osiride, dei dell'oltretomba. Stiamo entrando nella tomba di Unas, dove troviamo gli scritti religiosi più antichi della storia, i testi delle piramidi. Il loro significato era stato quasi trascurato, poiché gli egittologi consideravano quella egizia una religione solare. Ma questa non è una religione della luce e della vita, è una religione del buio e della morte. Questi testi ci dicono ripetutamente che il re diventa una stella nel regno di Osiride, nella costellazione di Orione. Uno di questi testi dice: possa tu attraversare il serpeggiante corso d'acqua, la via Lattea, e possa tu raggiungere il luogo in cui dimora Orione. Quando il faraone moriva, il suo corpo veniva mummificato e preparato come fosse Osiride. La sua anima era quindi pronta a salire in cielo. Ma prima che ciò accadesse, il re defunto doveva assicurare che il potere della regola divina venisse trasferito a suo figlio, l'Horus vivente. Questo accadeva nel corso di una cerimonia molto drammatica chiamata l'apertura della bocca, durante la quale venivano usati strumenti per aprire la bocca della mummia e riportarla in vita. Poi alla mummia veniva applicato un fallo artificiale e il re morto veniva orientato verso Sirio, la stella di Iside. Era a questo punto che aveva luogo la fecondazione della dea. Compiuta la sua missione terrena, il re defunto volava in cielo. In realtà, ciò che abbiamo qui è una rappresentazione del mito della resurrezione di Osiride, raccontato in termini astrologici. Nell'antico Egitto questo era Rastau, l'ingresso all'oltretomba, regno di Osiride e passaggio verso la vita ultraterrena, un luogo che ancora oggi è circondato da un alone di mistero. Finora gli studiosi vi hanno visto poco più che delle tombe per tre faraoni, ma comincia a diffondersi l'idea che sia molto, molto più che questo. In fondo a questo pozzo Zai Havas, massimo archeologo egiziano, trova dei corridoi e delle caverne che gettano ulteriore luce sul mito di Osiride. Questo per gli egizi diventò un luogo sacro. La gente voleva essere sepolta qui per essere collegata al dio Osiride. Ci troviamo a 30 metri di profondità, esattamente fra la Sfinge e la seconda piramide. Abbiamo trovato i resti di quattro pilastri come questo. Nel mezzo c'era dell'acqua e sotto l'acqua c'era un sarcofago. Sopra il sarcofago c'era questo coperchio. Quando guardai nel sarcofago non ci vidi niente, ma perché? Perché qui è sepolto simbolicamente il suo spirito. Il suo spirito è qui. Gli egizi pensavano che questa fosse la tomba di Osiride. È un monumento simbolico ed è unico nel suo genere. Sappiamo inoltre che molte persone avevano in casa delle statuette di legno del dio, raffigurato col fallo in erezione. E questo perché erezione significava resurrezione, essendo appunto Osiride il dio della resurrezione. Quando fu ucciso da Set, Iside pianse tanto che le sue lacrime diedero origine al fiume Nilo. Iside sostituì il fallo del dio che non era riuscita a trovare ed ebbe un figlio da Osiride, Horus, il vincitore del mare. Questo mito è alla base della civiltà egizia. Senza Iside non ci sarebbe stato il Nilo. Il fiume rendeva fertile la terra, per cui senza il Nilo non poteva esserci l'Egitto. Il mito ci dice anche che il male deve essere sempre combattuto e vinto. Molto più che tombe per faraoni deceduti, le piramidi sono la grandiosa manifestazione di una civiltà che aveva una visione cosmica, che sfidava la morte e mirava alla resurrezione mediante riti magici e cerimonie di iniziazione.
Il punto centrale del culto egizio, l'idea generale del culto iniziatico, del culto mistico, era di imparare a compiere questa trasfigurazione e questo viaggio nel mondo dell'aldilà, diventando infine parte del regno ultraterreno di Osiride. Osiride era la costellazione di Orione, che gli egizi chiamavano Sahu. Stranamente la parola Sahu significa diventare un essere spirituale, un essere astrale, e diedero questo nome alla mummia. Infatti siamo noi che usiamo il termine mummia. Nell'antico Egitto essa veniva chiamata Sahu. Diventare un Sahu voleva dire sia essere mummificato che diventare un'entità spiritualizzata, cioè diventare Orione. Allo stesso modo noi diciamo unirsi a Cristo o diventare uguali a Cristo dopo la morte. Le piramidi di Giza sono forse il tentativo di andare oltre la morte? Nuove ipotesi guadagnano terreno. Erano un vero e proprio modello al suolo della zona del cielo attraverso la quale si pensava che l'anima dovesse viaggiare. Quindi erano un luogo di iniziazione, di preparazione al mistero di quello che c'è oltre la morte. Gli egizi riflettevano molto sul mistero e sull'iniziazione. Nell'altopiano di Giza ci sono molte gallerie. Sotto le piramidi ci sono gallerie. L'altopiano di Giza era noto come Neb Rastau. Rastau significa cimitero, ma letteralmente significa le gallerie sotterranee. L'altopiano di Giza era noto nel Nuovo Regno col nome il luogo di Osiride. Giza è il posto del dio Osiride, che è il signore delle gallerie sotterranee. Ed ecco perché erano venuti qui e avevano scavato quel tunnel. Quel passaggio porta o no alla grande piramide? Forse c'è ancora molto lavoro per gli archeologi. Cosa c'è sotto la Sfinge dove i sismografi hanno rivelato la presenza di parecchie cavità? Si celano in questi luoghi altri segreti sulle origini della civiltà? E un'ultima domanda. La gente veniva iniziata qui ai misteri della vita ultraterrena? Credo che in primo luogo fossero destinate ai vivi e che avessero la funzione di trasformare i vivi, affinché da quella esperienza emergessero più forti e meglio attrezzati a intraprendere il grande e terribile viaggio che li attendeva dopo la morte. Questo, secondo me, dà un senso a tutta l'impresa. Venivano iniziati ai misteri del silenzio e dell'immobilità. La sola cosa che non era assolutamente consentita agli iniziati era parlare di quell'esperienza. Sembrerà strano, ma nessuno lo fece mai. Tutto quello che sappiamo è che passavano attraverso i portali della morte. Affinché potessero avere un'anteprima del decesso, veniva fatto loro sperimentare tutto ciò che comportasse un'emozione, paura, panico, amore. Si cercava, probabilmente, di portare l'iniziato al punto in cui riusciva a liberarsi delle sovrastrutture di natura sociale, in modo che potesse emergere la vera persona. Un luogo in cui gli uomini fissavano il Dio negli occhi. Migliaia di anni prima dell'era cristiana, nell'antico Egitto si parlava del giudizio dopo la morte. I peccati di un uomo venivano pesati opponendoli a ciò che quella persona era stata realmente nel corso della sua vita, a quello che ne rimaneva dopo aver scartato tutto il resto. Era, insomma, una civiltà alla ricerca di una verità interiore. Oggi la visione del mondo che ci viene trasmessa dagli scienziati ci dice che la verità è fuori di noi e dobbiamo cercarla all'esterno. Per gli egizi, invece, la verità era qui, in noi, e la ricerca, quindi, era interiore. Credevano che in ogni individuo ci fosse una scintilla del divino,
allo scopo di imparare ad espandere questa scintilla, portarla al massimo dello splendore, era necessario parlare con essa interiormente, in un linguaggio che chiamavano il linguaggio degli dèi. Ora, come percepivano questo linguaggio? Ebbene, se si fa parte del cosmo, bisogna comunicare con esso. E loro comunicavano percependo con i sensi, raccogliendo messaggi portati dal vento, dalle stelle, dalla luna, dalla fertilità del suolo, dalla nascita dei figli. Questa è la lingua della natura, è la lingua del cosmo. E cominciarono a capire che si poteva trasformare, codificare questo linguaggio in un linguaggio sacro e simbolico, legato ai principi cosmici. Questo è l'inizio della scrittura sacra, è il motivo per cui la scrittura fu inventata. In verità ci dicono che l'invenzione della scrittura sacra è opera degli dèi. Thoth, il Dio con la testa di Ibis, il Dio della conoscenza, il messaggero divino che ha trasmesso i simboli magici della scrittura. Era stato Thoth a iniziare Iside alla magia della reincarnazione. Il francese Champollion decifrò i geroglifici grazie alla stele di Rosetta, ma rese giustizia alla magia di Thoth? O non stiamo noi con il nostro alfabeto fonetico di sole 26 lettere scalfendo appena la superficie? Gli egizi avevano un sistema migliore. Avevano ben 780 lettere nella loro scrittura e imparavano a riconoscerle tutte. Ebbene, ognuno di quei segni, ognuno di quei simboli era portatore di un significato ben preciso, per cui, quando volevano comunicare un'idea, sceglievano il simbolo giusto. Ad esempio, uno che noi conosciamo è la croce. La croce cristiana è un simbolo. Chi non ha idea di che cosa rappresenti ci vede soltanto una croce, ma ovviamente per un prete cattolico, per chi è iniziato al culto della cristianità, la croce è il simbolo per eccellenza della propria fede religiosa. Quindi, invece di considerare i geroglifici una sorta di linguaggio astruso e incomprensibile, cerchiamo di vederli come una finestra che ci mette in comunicazione con un potente culto iniziatico. Gli egizi non avrebbero compreso il significato di quest'altro simbolo in cui il cattolico si riconosce, quello dell'Eucaristia. Boval ritiene che gli antichi egizi si esprimessero usando dei simboli e che la loro magia possa dirci qualcosa ancora oggi, anche se noi non riusciamo a comprenderla. Nei secoli che seguirono alla costruzione delle grandi piramidi, religioni che veneravano altri dei sorsero e si diffusero nel mondo allora conosciuto. Ma il mito di Osiride sfidò il tempo, anche se il nome stesso di Osiride sparì, sostituito da quello di Serapide. Templi dedicati a Iside e a Serapide furono edificati in regioni lontane, quali erano allora l'Inghilterra, la Germania e la Francia. Nel primo secolo avanti Cristo il culto si diffuse in tutto l'impero romano, competendo per la supremazia con la nascente religione cristiana e finendo persino per influenzarla. All'interno del movimento cristiano si sviluppò una fazione la quale fece propria l'idea che, al fine di raggiungere la condizione divina, l'uomo dovesse acquisire la conoscenza mediante la ricerca interiore. Quest'idea veniva direttamente dalla religione iniziatica egizia. Alessandria d'Egitto, luogo di iniziazione per i convertiti a una nuova fede religiosa. Qui i primi cristiani venivano per ottenere la gnosi, ovvero la conoscenza mediante l'iniziazione, per cercare Dio in se stessi e la verità interiore. Gesù era la guida che li portava a scoprire in loro la scintilla divina, e per questo non avevano bisogno né di chiese né di gerarchie. Questo luogo, in un certo senso, rappresentava l'aldilà, la regione tenebrosa in cui gli iniziati prendevano contatto con le divinità. Si passava dalla luce all'oscurità e occorreva trovare la strada che conduceva al regno ultraterreno.
Per accedere all'immortalità, al mondo ultraterreno, bisognava passare attraverso la drammatica esperienza della morte. Pertanto gli iniziati che venivano qui si trovavano circondati dal buio più assoluto, probabilmente non avevano delle torce che illuminassero il loro cammino, e si calavano nella particolare atmosfera del posto, avendo così l'impressione di trovarsi in procinto di varcare la soglia che dalla vita porta alla morte e poi alla rinascita. La religione praticata dai primi cristiani rappresenta il collegamento fra il culto misterioso dell'antico Egitto e la religione gnostica. La religione gnostica è in un certo senso l'antico misterioso culto egizio cristianizzato. Qui abbiamo l'evento della resurrezione rappresentato mediante il rito della mummificazione. Vediamo Anubi accanto alla mummia. Il dio Thoth veniva chiamato Hermes dai greci. Qui siamo nel secondo secolo della cristianità e tuttavia vediamo i cristiani compiere i rituali degli antichi egizi e presentare al dio la piuma, simbolo della verità. Era un'epoca in cui la cristianità non aveva ancora creato la propria iconografia, i propri simboli e i suoi miti. La cristianità ha creato dei miti? Dei quattro Vangeli, uno ha dato forma alla nostra idea della Natività. Maria, la Madre Santa di Gesù, bimbo divino. Il Vangelo di Matteo collega stranamente questa storia all'Egitto. Il Vangelo di Matteo è unico per tre cose collegate alla storia della Natività. La prima, i re magi venivano dall'Oriente e seguivano una stella. E questa è la seconda cosa, la stella dell'est. La terza, la Sacra Famiglia che scappa in Egitto per sfuggire alla strage degli innocenti voluta da Erode e che in Egitto trova rifugio a Eliopoli. In una chiesa cristiana vicino a Eliopoli è raffigurata la fuga in Egitto della Sacra Famiglia. La tradizione è così viva al giorno d'oggi che, quando il pittore dipinse questo affresco, modellò l'albero su quello sotto il quale si suppone che la Sacra Famiglia si sia riposata. La storia appare solo in un Vangelo, quello di Matteo, e noi sappiamo che Matteo lo scrisse nella città di Alessandria d'Egitto. Che cosa aveva in mente l'evangelista? Boval ritiene che Matteo abbia creato l'immagine della Madonna e di Gesù bambino per parlare agli egizi, ai quali un'immagine del genere era molto familiare. L'immagine più potente della religione dell'antico Egitto è quella della dea Iside che reca in grembo un fanciullo divino. È chiaro dunque che si cercò di far accettare una nuova religione, un nuovo culto, a gente che per tre millenni aveva visto nell'infante divino il figlio della dea Iside. In un certo senso, Matteo rubò agli egizi il mito stellare di Iside e di Horus, della stella Sirio, e lo trapiantò nella mitologia cristiana. C'è però un simbolo ancora più potente attraverso il quale i primi cristiani, creatori di miti, cercarono di veicolare il mito di Iside nella nuova religione. Mi riferisco alla stella, la stella dell'est, la stella di Betlemme. È essa la stella di Iside, l'antica stella di origine divina? Dopo 3.000 anni, a causa del fenomeno della precessione, è cambiato il tempo in cui Sirio sorge e tramonta. All'epoca della nascita di Gesù, questa stella appariva in cielo più o meno verso il solstizio d'inverno, non il solstizio d'estate, come all'epoca dell'antico Egitto, ma intorno al 25 dicembre, per essere esatti, subito dopo il tramonto. Ora sappiamo che per gli ebrei e per i cristiani il giorno cominciava al crepuscolo, non all'aurora come per gli antichi egizi. Quindi ecco la cosa interessante. Il 25 dicembre vedevano sorgere la costellazione di Orione e subito dopo il tramonto la stella Sirio spuntava all'orizzonte. E questa era appunto la stessa immagine che gli antichi egizi avevano visto per migliaia di anni quando celebravano la nascita di Horus, l'infante divino.
È lecito quindi ipotizzare che la stella della Natività sia stata presa da un antico mito e fatta propria dalla religione cristiana. E i re magi che si mettono in viaggio seguendo la stella non sono forse creati anch'essi per uniformarsi a un mito dell'antico Egitto? La costellazione di Orione, con le tre stelle splendenti che formano la cintura, sorgendo, sembrano annunciare la nascita di Sirio. Ebbene, è solo Matteo che parla dei re magi nel suo Vangelo. Può questo spiegare perché le tre stelle della cintura di Orione furono identificate come i tre magi? Quando si esaminano insieme il mito e la storia, risulta evidente che coloro che ne scrivevano vedevano Iside nella madre di Gesù. Solo in seguito la Vergine assunse l'identità come Maria e sparì ogni allusione a Iside. Le immagini mitiche sono vive ed evolvono e cambiano. Niente è statico e non si può dire questo è così e così sarà per sempre. Nei primi secoli la cristianità è lacerata dalle dispute teologiche. Una chiesa ortodossa con una crescente gerarchia di preti e di vescovi si oppone agli gnostici che cercano Dio in se stessi. Vengono contestati i fondamenti della fede e viene messa in dubbio la natura divina di Gesù Cristo. Essere un gnostico significava opporsi alla Chiesa ortodossa, perché gli gnostici non riconoscevano la Chiesa ufficiale, non ne avevano bisogno, comunicavano direttamente con Dio senza bisogno di interpreti. Era una fede coltivata da singoli individui che suscitava un interesse crescente. Si trattava fondamentalmente del principio del rapporto dell'uomo con la divinità, personale, senza la presenza dei preti, senza alcuna gerarchia e che non prevedeva la figura di un leader. Era pericoloso, pericoloso per le strutture del potere, mortalmente pericoloso. Nicea, anno 325 d.C. Costantino, primo imperatore romano a convertirsi al cristianesimo, convoca i vescovi. Come uomo di Stato, Costantino opta per l'ortodossia e sostiene la potente gerarchia. Altre opinioni vennero proibite. I Vangeli degli gnostici vennero bruciati. I cristiani uccisero altri cristiani a centinaia di migliaia. Tutto ciò che sapesse di gnostico e di pagano venne spazzato via. Il Serapeo, tempio di Osiride ad Alessandria e la sua grande biblioteca furono dati alle fiamme. Quello che sostituì la conoscenza e la gnosi fu la fede cieca, che finì per portare al monachesimo, all'ascetismo e all'aridità. Aridità di un sistema che impose alla popolazione la sua dottrina e i suoi dogmi. Ci troviamo qui al più incredibile crocevia della cultura mondiale. Siamo a File, dove si erge il grande tempio di Iside, ultimo baluardo della religione e della cultura egizia. Le tumultuanti folle cristiane arrivarono fin qui con i loro martelli e i loro scalpelli e si misero con impegno a distruggere tutte le immagini che ritenevano pagane. I sommi sacerdoti egizi supplicavano quei vandali: rispettate il tempio più sacro dell'Egitto, il tempio della dea Iside. A migliaia di anni, anche voi avete una madre, anche voi avete la vostra dea madre. Pregarono quindi i monaci di prendere il tempio e di usarlo come santuario cristiano. Ed ecco la prova. Nel tentativo disperato di salvare il culto di Iside, i sacerdoti egizi si fecero da parte e lasciarono che la nuova religione assorbisse la sua iconografia e i suoi simboli. Sul finire dell'era classica, gli ultimi gnostici sopravvissuti affidarono alla scrittura i loro Vangeli e la filosofia antica per sottrarli ai loro persecutori. I
I testi religiosi degli gnostici sono riapparsi solo di recente. Quelli filosofici erano venuti alla luce alcuni secoli fa a Firenze, culla del Rinascimento. Nel 1460 un monaco consegnò a Cosimo de' Medici un pacco di libri. Si trattava dell'Ermetica, le ultime parole di Ermete Trismegisto, ovvero del dio egizio Thoth. Cosimo chiese a Marsilio Ficino di mettere da parte la traduzione delle opere di Platone e di dedicarsi a quella degli scritti ermetici. Stava per scoppiare un caso letterario. Improvvisamente, gli intellettuali europei entrarono in contatto con la saggezza degli egizi e questo divenne un fatto di notevolissima importanza culturale, tanto che nei 300 anni che seguirono servì da stimolo agli artisti europei d'avanguardia, agli intellettuali, ai pensatori, ai filosofi. Alla base del Corpus Hermeticum c'è l'idea della forza dei simboli. L'idea che i simboli non sono solo qualcosa grazie alla quale si riconosce qualcuno o un oggetto, ma che hanno un significato più profondo e che il simbolo stesso possa, forse, portare all'iniziazione. L'ermetismo diventò così popolare che perfino Alessandro Borgia fece decorare i suoi appartamenti al Vaticano con scene in cui sono raffigurati Iside, Osiride e Thoth Hermes, così come li immaginavano i pittori del Rinascimento. Si stava diffondendo una religione molto più antica e da alcuni ritenuta più saggia di quella di Mosè e della Bibbia. Nella cattedrale di Siena si può ammirare questa immagine di Ermete Trismegisto, ovvero del dio Thoth, che trasmette la saggezza dell'Egitto e della Fenice, simbolo della città di Eliopoli. I papi disseminarono Roma di simboli dell'antichità e di obelischi provenienti dall'Egitto. Stranamente, i papi scelsero l'antico simbolo di Eliopoli, e cioè un pilastro sormontato da una croce, e lo posero proprio nel cuore della cristianità. È curioso che tutti quelli che vengono qui vengano anche ad ammirare questo simbolo dell'Egitto pagano. Studiosi quali il gesuita Athanasius Kircher studiarono gli enigmi egizi, ma la Chiesa avvertì il pericolo. L'ermetismo stimolava prese di posizione personali, lontane da quelli che erano i suoi interessi. Le nuove idee furono quindi bandite e i libri bruciati. Nel 1600 l'ermetismo venne fatto tacere con la forza e Giordano Bruno, principale sostenitore, fu trascinato davanti a un tribunale ecclesiastico. Malgrado le orrende torture che gli vennero inflitte, il filosofo rifiutò di rinunciare alle proprie idee. La Chiesa aveva un solo modo per porre fine a tutto questo e accadde l'impensabile. Il 17 febbraio del 1600 Giordano Bruno fu portato in questa piazza, imbavagliato e arso vivo. Fino all'ultimo momento il filosofo cercò di non guardare la croce che gli veniva posta davanti agli occhi da un membro dell'Inquisizione. Dopo questi tragici fatti l'ermetismo diventò un fatto culturale clandestino. L'ermetismo trovò rifugio nelle società esoteriche, quali il movimento dei Rosacrociani e la massoneria. La grande loggia di Londra, cuore e quartier generale della massoneria, pullula di antichi simboli. Gli affiliati vengono iniziati ai segreti, ai riti, ai simboli, ma se chiedete a un massone se esistono collegamenti con l'antico Egitto, probabilmente si metterà a ridere. Anche gli studiosi Bob Lomas e Chris Knight avrebbero reagito così se la curiosità non avesse preso in loro il sopravvento. 10 anni fa avremmo snobbato chi avesse detto quello che noi diciamo ora. Non è una diramazione diretta, ma non c'è dubbio che l'ermetismo, partito dall'Egitto, abbia avuto delle ramificazioni. La piramide, l'occhio onniveggente e la stella. I simboli egizi più sacri sono forse entrati a far parte dei misteri massonici? Nei loro libri, Lomas e Knight esaminano l'influenza della massoneria sui simboli e sulle istituzioni d'America.
I fondatori degli Stati Uniti, George Washington, Franklin e altri, erano in maggioranza dei massoni. Fecero costruire e decorare la Casa Bianca con un'abbondanza di immagini che richiamano la massoneria. La Costituzione stessa degli Stati Uniti è un'estensione dei principi della massoneria, con il suo porre fortemente l'accento sulla democrazia, sul sapere e sugli incentivi da dare alla scienza. Anche il principio di operare onestamente per amore del bene comune ne discende direttamente. Di fronte al tempio massonico dedicato a George Washington c'è un altro simbolo familiare. Qui George Washington e altri padri fondatori sono raffigurati con il grembiule dei muratori. Anche il dollaro, simbolo della potenza americana, mostra il lato sconosciuto dello stemma americano, la piramide con l'occhio onniveggente e la promessa di un ordine nuovo. È interessante, ad esempio, che quando il presidente giura, usa un simbolo massonico che non posso dimostrare per non infrangere il voto di segretezza come massone. Non dice cosa sia, ma usa un simbolo massonico di fedeltà. Quindi Napoleone, che irrompe sulla scena mondiale come conquistatore dell'Egitto, non faceva questo gesto solo per scaldarsi le dita. Quando Napoleone giunse alle porte del Cairo, non ci arrivò come cristiano. Lui e il suo esercito erano imbevuti di idee rivoluzionarie modellate sugli ideali massonici. Di fatto, tutti i suoi generali erano massoni. E Napoleone stesso fu iniziato nel corso di una notte da lui trascorsa da solo all'interno della Grande Piramide. Napoleone Bonaparte tornò dall'Egitto fortemente convinto di essere sotto la protezione di una stella. E non a caso questo monumento, che si trova a Place de l'Étoile, la piazza della stella, fu posto lungo un'arteria centrale di Parigi, i famosi Champs-Élysées. Boval ritiene che questa grande arteria di Parigi sia stata orientata a 26 gradi est perché fosse allineata con la stella di Iside. Questo è ciò che i parigini avrebbero visto guardando a est, il sorgere della costellazione di Orione. Ed ecco la stella Sirio che spunta all'orizzonte, a 26 gradi e mezzo a destra rispetto all'est, in allineamento perfetto con l'accesso agli Champs-Élysées. Alcuni storici ritengono che il nome Parigi possa essere collegato a Iside, perché qui, dove oggi c'è la chiesa di Saint-Germain-des-Prés, una volta c'era il tempio di Iside, e i romani chiamavano questo luogo Par Isis, cioè vicino al tempio di Iside. Par Isis, Parigi. Napoleone era tanto influenzato dall'Egitto da volere che nello stemma di Parigi, sulla prua della nave, fossero poste la stella e Iside. Nella città ci sono molti riferimenti a Iside e all'Egitto, come in questo soffitto nel Palazzo del Louvre. Vi è raffigurato il nome tutelare di Parigi al quale viene rivelato il futuro. Un futuro che mostra Iside con un obelisco e una piramide ai suoi piedi e un angelo che annuncia la visione. Ed ecco la stessa figura in cima a una colonna in Place de la Bastille, dove per festeggiare il primo anno della rivoluzione si riunì una folla enorme sotto una statua di Iside. E oggi, 200 anni dopo, che cosa abbiamo? Ebbene, come nel dipinto abbiamo un obelisco e una piramide, inaugurata dal presidente Mitterrand nel 1989 in occasione del bicentenario della rivoluzione. Vediamo inseriti al centro di alcune, tra le più importanti città del mondo, questi antichissimi simboli di un'altra civiltà. Per anni e anni, milioni di persone vi girano attorno, osservandoli distrattamente. Di colpo però catturano l'attenzione di qualcuno, il quale si chiede che cosa ci fanno qui. E poi cerca di evocare la magia del passato e di capire il significato di questi simboli. Sono simboli che al pari dei geroglifici hanno molti significati, come si è constatato quando, alle soglie del 2000, l'Egitto ebbe l'idea di inaugurare il nuovo millennio in un modo molto originale, davanti alle televisioni di tutto il mondo. 5 minuti prima della mezzanotte, un elicottero arriverà con la pietra di coronamento e la deporrà sulla sommità della piramide. Bisogna immaginare la scena, sarà il momento più entusiasmante della storia. Quella pietra di coronamento mancava da migliaia di anni e sembrava un'ottima idea per rilanciare l'Egitto.
ma era un simbolo che aveva vari significati. È stato ipotizzato che la piramide, oltre al fatto di essere un simbolo massonico, rappresenti l'epoca in cui gli ideali massonici saranno realizzati e inaugureranno un nuovo ordine mondiale, come scritto sul dollaro americano, e cioè che sta avanzando un mondo nuovo. Ma forse ci sarà l'avvento di un nuovo messia o di un nuovo Horus, come ha predetto Edgar Cayce, influente profeta dell'occulto, poiché per la prima volta in migliaia di anni, proprio all'inizio del nuovo secolo, Sirio, la stella che ha generato Iside, apparirà esattamente sopra la piramide. Nell'antico Egitto, per il nome di Iside, si usavano due simboli insieme, una stella posta sopra un triangolo. Al momento del collocamento della pietra all'inizio del nuovo millennio, il cielo sopra Giza avrebbe invocato il nome di Iside. I simboli hanno uno strano modo di determinare i cambiamenti di idee. Comunque, mi sarebbe piaciuto vedere realizzata l'idea di collocare la pietra di coronamento come fosse stata una sorta di antica magia, qualcosa che non capiamo. Qualcosa che è là per stimolarci e per ricordarci che non tutto è eterno e viviamo in un mondo magico che non abbiamo capito appieno. Ma l'Egitto festeggiò il millennio senza le televisioni degli altri paesi. La stampa islamica radicale condannò l'evento come una macchinazione del sistema capitalistico e una mossa della massoneria. La festa ebbe luogo ma senza la posa della pietra di coronamento. Ma perché questi simboli del passato ci parlano ancora? L'Egitto è importante non perché è il luogo del mondo in cui sono avvenute delle cose molto profonde, ma perché tutto quello che qui è stato creato ci stupisce e ci ricorda che l'umanità nel passato ha fatto cose fantastiche e ha avuto esperienze spirituali e mistiche importanti per la sua sopravvivenza. Noi vogliamo ricollegarci a queste esperienze e io ritengo che tale desiderio sia molto diffuso ai giorni nostri. La necropoli di Giza, questa espressione del culto di Osiride e del culto di Iside, è di molto antecedente alla cristianità. È lì per rimanere e potrebbe anche sopravvivere alla cristianità.